l'augurio di Caserma Archeologica, ma è anche l'apertura simbolica della mostra Dentro gli occhi cosa resta, che è l'esito dei laboratori di Alessandra Baldoni e Ilaria Margutti, condotti con gli studenti del liceo Città di Piero. Due laboratori di cui vi parlerà Ilaria, che ormai da quasi 10 anni attraversano la vita di Caserma Archeologica. Ringraziamo tutte le istituzioni che seguono il percorso di Caserma Archeologica, ringraziamo i professionisti e le professioniste con cui lavoriamo e con cui abbiamo lavorato anche in questi tempi così complicati. Ringraziamo gli artisti e le artiste che hanno continuato a mantenere la luce e aprire strade che abbiamo tentato di percorrere anche in questi mesi. Ringraziamo però i ragazzi tantissimo perché hanno riempito di voci e anche quando è stato possibile con i corpi le attività che abbiamo svolto e tutte le persone che sono venute anche in quei giorni di apertura che speriamo possano tornare presto. Noi siamo abituati a pensare sempre Caserma come un luogo della comunità per la comunità e sebbene da uno schermo vorremmo veramente far arrivare anche proprio il calore di questo abbraccio virtuale che facciamo attraverso le pagine delle agende dei ragazzi e attraverso le immagini delle foto che hanno fatto insieme a Alessandra Baldoni. Anche la mostra di quest'anno coinvolge tantissime ragazze e tanti ragazzi, in particolar modo 2/3 del liceo Città di Piero, la terza L1-LC e la terza A. Tutto il percorso è iniziato durante il lockdown, il primo lockdown di quest'anno e i ragazzi hanno lavorato proprio dentro a questa trasformazione. È stata una casualità che insieme ad Alessandra Baldoni già da agosto del 2019 avessimo pensato a un tema che era quello della metamorfosi e infatti il titolo della mostra che è Dentro agli occhi cosa resta voleva essere proprio una riflessione sui significati della metamorfosi. Questa metamorfosi inaspettatamente ci ha attraversato, ci ha colpito al cuore però non ci ha fermato e quindi i ragazzi hanno continuato a lavorare e nonostante gli incontri online insieme ad Alessandra e nonostante la didattica a distanza. Ci siamo inventati tutti i mezzi per poter portare avanti questo lavoro e attraverso video, messaggi WhatsApp, scambi anche al di fuori delle ore solite della scuola per poter finire tutto il processo. È un processo che ha tanti anni di lavoro perché è nato così casualmente insieme ad altri miei studenti nel 2012 come modo per far studiare ai ragazzi la storia dell'arte contemporanea, cioè per dargli uno strumento in più nel percorso didattico della mia materia di disegno e storia dell'arte. E questo è stato un modo anche per dare appunto ai ragazzi la possibilità di conoscere un pezzo del loro contemporaneo e avvicinarsi ai linguaggi del loro tempo, perché di solito dentro al programma ministeriale difficilmente si arriva a toccare gli artisti che sono proprio del nostro tempo. E quindi ogni anno, partendo da alcune analisi di opere o di artisti, seguendo anche un tema che ci diamo in funzione anche della diversità della classe, delle personalità dei ragazzi, scelgo un gruppo, una selezione di artisti che poi loro conoscono sia attraverso le lezioni sia attraverso dei video ma soprattutto attraverso il lavoro che fanno con i quaderni perché da quelle opere che loro studiano ne scelgono una, la approfondiscono, la indagano e la incontrano proprio nel senso che la attraversano personalmente perché attraverso quell'opera, la conoscenza di quell'opera loro in un certo modo imparano a conoscere anche se stessi.
E da una pagina bianca di questo quaderno, dalla prima pagina bianca che loro si trovano davanti agli occhi e che in un certo modo suscita la paura e il timore del foglio vuoto, poi alla fine dei 6 mesi di lavoro si ritrovano ad avere in mano un percorso complesso, profondo e a volte anche stupefacente. Quest'anno il tema della metamorfosi, ovviamente, come dicevo, ci ha proprio accompagnato nell'esperienza personale e gli artisti che avevo scelto assolutamente inconsapevolmente erano artisti come Joseph Beuys, Alberto Bullri, Ansel Kiefer, Rebecca Horn, partendo proprio da concetti che potessero dar loro un modo di sperimentare la metamorfosi, oppure ad esempio anche le pagine cucite di Maria Lai, che è un'artista che spesso utilizzo proprio perché lei attraverso la favola e la narrazione riesce a toccare le corde dei ragazzi che fanno questo lavoro. E quindi ecco, siamo qui ad aprire questa mostra che ogni anno apre a giugno, però quest'anno purtroppo abbiamo dovuto rimandare, ma non potevamo più aspettare. Questi quaderni e queste fotografie avevano bisogno di incontrare i nostri sguardi e spero presto anche i vostri. Dentro gli occhi cosa resta? È una domanda che in questo periodo mi sto facendo spesso, quando guardo i volti a metà tagliati dalle mascherine, ormai non riusciamo più a vedere un volto intero, no? Vediamo solo una parte dei visi. Quando vedo le distanze segnate a terra, quando vedo la plastica, il plexiglass, tutto quello che è stato pensato per separarci per necessità. Quando con Ilaria Margutti abbiamo pensato al titolo e al tema del corso di quest'anno legato alla metamorfosi, mai avremmo sospettato, pensato, immaginato che ci saremmo trovati a vivere forse uno dei periodi storici più importanti e più difficili che sia mai capitato. Mai avremmo pensato che di una metamorfosi sarebbe trattato, perché il mondo è cambiato, noi siamo cambiati, ma di una metamorfosi imposta, no? Che è arrivata per necessità e per destino, non per scelta. In realtà noi lavoravamo sulla scelta della metamorfosi, no? Su come in qualche modo cambiare pelle, cambiare stato d'animo, cambiare forme, quindi anche cambiare sentimento. E questa è una cosa importantissima, perché cambiare ci aiuta a crescere, ad evolverci, ci aiuta ad aprire porte. Ecco, in realtà tutto quello che facciamo a Caserma, che è il nostro luogo di accoglienza, di cui soffriamo in questi giorni terribilmente, in questo periodo della chiusura, e speriamo riapra il prima possibile, perché per tutti noi è una ferita, perché è qualcosa che ci manca tanto. Comunque vi stavo dicendo che quello che facciamo a Caserma è aprire porte, è avere la possibilità di entrare in stanze diverse, di provare sentimenti diversi, di conoscere anche le stanze buie, anche i luoghi difficili dell'anima. E questo perché ci serve? Serve a noi e serve ai ragazzi per creare alla fine questa mostra che spero potrete vedere il prima possibile, dove i diari di bordo, i quaderni seguiti da Ilaria Margutti e le immagini prodotte dalle ragazze del mio corso sono in un certo senso l'esito finale del nostro viaggio insieme, e sono qualcosa di come sempre succede in questi anni, di stupefacenti, in primis per noi che le seguiamo, e so che Ilaria in questo mi dà assolutamente ragione, perché ci rendiamo conto di quanto ci sia una necessità di raccontarsi, di esporsi. Ecco, si chiama esposizione perché davvero si mette a nudo e si espone il cuore e l'anima, ed è qualcosa, insomma, diciamo, che non poter avere per ora l'inaugurazione fisica ci toglie qualcosa, perché è un grande abbraccio quello che noi portiamo a Caserma. È un grande abbraccio che ha il nome di comunità, che è qualcosa di molto importante. Io l'ho già detto e l'ho scritto, io devo molto a Caserma e ogni volta devo a Caserma qualcosa. E soprattutto in questi decenni che ci hanno cresciuto sotto quest'egida nefasta dell'individualismo, no? Del pensare solo a se stessi, del fare il nostro, non guardarci intorno e fregarcene di tutto, noi siamo una risposta a questa cosa, e questi tempi che stiamo vivendo, in cui siamo costretti ad essere soli, in cui non possiamo stare insieme agli altri, non possiamo neanche abbracciarli, non possiamo darci una stretta di mano, non possiamo veramente... siamo diventati fantasmi, no? Ectoplasmi, ci è stato tolto il corpo, ci è stata tolta la vicinanza, ci è stata tolta la condivisione. In questi tempi sappiamo quanto è difficile e triste stare da soli.
perché la comunità, la condivisione è la cosa più importante. Senza comunità e senza condivisione non si cresce. Ed è per questo che la nostra metamorfosi, che si è trovata, come dire, ad affrontare un cambiamento così radicale, io spero che gli strumenti che abbiamo affinato durante il nostro percorso di metamorfosi attraverso i diari di bordo seguiti da Ilaria Margutti e le immagini di autori, le parole che ci siamo scambiati, siano almeno dei piccoli antidoti, dei corrimandi, degli appigli, delle bussole per orientarci in questo periodo difficile. Siamo degli strumenti che aiutano alla nostra sopravvivenza. Non vi voglio dire che cosa vedrete in mostra, voglio lasciare un mistero perché voglio che veniate appena possibile a vederla dal vivo la mostra, e spero di esserci io insieme alle ragazze a raccontarvela questa meraviglia, questo ennesimo miracolo pagano che accade in caserma. E vorrei semplicemente salutarvi, insomma, dopo questa mia breve presentazione, dicendovi questo, che abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di guardarci negli occhi, di vederci sorridere, di vederci i volti scoperti, abbiamo bisogno di abbracciarci, abbiamo bisogno di raccontarci chi siamo veramente, nell'autenticità delle nostre anime. Caserma è il luogo di lezione perché questo accada. Abbiamo tutti bisogno di caserma, e io che sono lontana da mesi da caserma ho un bisogno fisico di salire quelle scale, entrare in quelle stanze dove per me c'è amore, sempre e sempre amore ci sarà. Grazie. Ciao a tutti, sono Anna Sofia e insieme ad altri ragazzi lo scorso anno ho avuto l'opportunità di partecipare al progetto dei quaderni d'arte della professoressa Margutti. Abbiamo avuto quindi l'opportunità per esprimerci e riflettere sul concetto di metamorfosi, che era proprio il tema dei nostri quaderni. Abbiamo quindi cercato di analizzare questo tema concependolo un po' come un cambiamento radicale. Ci siamo poi ritrovati ad iniziarlo, questo progetto, durante la quarantena, e ciò è stato sicuramente molto significativo. Sicuramente perché è stato un periodo per tutti ricco proprio di cambiamenti e metamorfosi, e è stato anche un modo, il quaderno, per cercare di concretizzare e rielaborare tutto ciò che ci passava per la mente. Infatti, è stato anche, possiamo dire, un percorso terapeutico, perché abbiamo avuto l'opportunità anche per cercare di liberarci dalle mille paure e incertezze che avevamo. Nel farlo ci siamo anche ispirati ad alcuni artisti contemporanei di cui la professoressa in classe ci aveva parlato. Ad esempio, ricordo che nel mio diario mi ero molto ispirata alle body extension di Rebecca Horn per cercare di trasmettere ed esprimere il mio bisogno, ma il bisogno un po' di tutti, di certezze nel mare di incognite in cui ci ritrovavamo un po' tutti. E quindi ho rappresentato queste estensioni del corpo proprio come delle nuove connessioni con la realtà estranea e assurda in cui di punto in bianco ci eravamo ritrovati. È stato un modo anche per, come dicevo prima, esprimere le nostre paure. Ricordo che avevo parlato della mia paura riguardo al cambiamento della percezione del tempo. Avevo scritto: tutto continua a scorrere, eppure ci è stato chiesto di fermarci. Quindi è stato proprio un modo per cercare di parlare, liberarci da in quel momento così delicato e difficile per tutti. E quindi questi quaderni sono proprio la storia, il percorso della nostra metamorfosi suscitata da questo mondo totalmente irreale in cui ci siamo ritrovati. E ci tenevo un po' da parte di tutti a ringraziare poi la professoressa che ci ha dato veramente questa bellissima opportunità. Io sono Cecilia, una studentessa del liceo, e ormai ho seguito il corso di fotografia con Alessandra Baldoni da 4 anni, anche se adesso siamo ormai al 5º. E riparto da uno spunto della professoressa Margutti riguardo all'inutilità dell'arte, perché io ho sempre avuto l'impressione che nella nostra società l'arte fosse ritenuta valida solo quando apparteneva ai grandi artisti, quelli che si trovano all'interno dei libri, quelli che le cui opere sono vendute e appunto vengono comprate a prezzi altissimi. E invece con il corso di fotografia e dentro Caserma Archeologica ho capito che l'arte è qualcosa di molto diverso, molto più complesso, molto più profondo e soprattutto potente, perché anche noi ragazze
siamo state in grado, partendo ovviamente da arte di grandi figure come appunto i fotografi professionisti che abbiamo scoperto, di creare qualcosa che ovviamente non potrà sicuramente essere ritenuto valido come le grandi opere degli artisti più importanti, che però è qualcosa che emerge dall'anima, è qualcosa che tocca le nostre anime, è qualcosa di molto più potente rispetto magari a ciò che possiamo conoscere nella vita di tutti i giorni. Sono parti della nostra interiorità che noi riusciamo a conoscere solo attraverso l'arte, solo attraverso magari la fotografia. Sono territori inesplorati, ignoti, che però l'arte ha il potere di penetrare. E a volte dopo l'arte questi territori ci rimangono ignoti, però per un singolo istante magari ci rendiamo conto che in realtà queste profondità ci sono e che per noi hanno un valore come persone, come esseri umani. Ciao a tutti, mi chiamo Letizia e anch'io ho avuto l'opportunità, la grande opportunità di fare il quaderno e mi ricordo che eravate tutti da un'idea tra, penso, la fine di dicembre 2019 e quando appunto la professoressa Margutti ci propose questa idea di fare questi quaderni e mi ricordo che nello stesso momento era nata, diciamo, l'idea di ricreare la torre, no? Quindi questo progetto di ricreare la torre in piazza Torre di Berta per l'appunto con le dimensioni reali. Quindi diciamo che da lì poi è partita la mia idea di realizzare all'interno del mio quaderno quella che era l'argomento della Torre di Berta, quindi qualcosa che abita senza sepolcro è molto importante perché soprattutto forse per le persone che hanno avuto la possibilità di vederla e di vivere anche un po' la storia è sicuramente uno dei simboli più importanti della città. E quindi a me questa idea di ricreare la torre era piaciuta e mi ha fatto anche venire un po' questa idea della rinascita, della metamorfosi, perché qualcosa che è stato distrutto ma che in qualche modo si cerca appunto di ricreare. E quindi appunto io partii appunto da questa idea della ricostruzione della torre e in particolare mi era piaciuta l'artista Maria Lai con questo filo azzurro, questo famoso filo azzurro che legava alla montagna e quindi in qualche modo a me questo filo azzurro mi faceva anche ricordare no, questa idea di legarsi invece alla torre piuttosto che alla montagna e quindi a me è piaciuto perché se diciamo che il nostro diario è partito come un diario attraverso cui noi dovevamo raccontare un po' la nostra vita, quindi quello che per noi rappresentava la metamorfosi, poi ci siamo ritrovati chiusi in casa in quarantena e quindi è diventato ancora di più qualcosa di personale, è proprio diventato, come ha detto prima Alessandra, un diario di bordo, no? Un diario che raccontava il nostro viaggio e poi io sono sicura che ci ricorderemo ancora di più di questo diario proprio perché abbiamo vissuto una pandemia e quindi è stato ancora di più, diciamo, qualcosa di importante. E a me è piaciuto molto questo diario perché attraverso diciamo, il racconto della storia della Torre di Berta ho anche avuto la possibilità di parlare con mia nonna, diciamo, di tutto quello che ha vissuto lei proprio quando ancora c'era la Torre di Berta e quando poi è stata buttata giù, diciamo, e quindi è stato importantissimo perché ho avuto la possibilità anche di conoscere la storia proprio della mia città perché spesso diciamo che noi giovani sappiamo l'esistenza della torre ma non sappiamo proprio quello che c'è in fondo e tutto quello che era la Torre di Berta e quindi mi sono appunto appassionata di questa storia, diciamo anche riletto i libri che aveva scritto mia zia riguardanti proprio la Torre di Berta e quindi è stato ancora di più qualcosa di importante attraverso cui ho vissuto anche questo periodo in maniera diversa perché dentro a quei quaderni c'è proprio penso tutte le nostre esperienze che poi non abbiamo mai vissuto in quarantena e quindi io ho anche ritrovato un po' quel periodo del Covid in quei quaderni, no? Perché quando diciamo raccontavo la storia della caduta della torre che quindi per le persone che hanno vissuto quel periodo era qualcosa di triste e di difficile anche da superare, per me in quel momento era difficile superare questa idea che dovevamo stare tutti chiusi in casa, distanti, senza avere più diciamo, qualche forma di comunicazione se non con le videochiamate, con i messaggi. Quindi per me è stato ancora più importante diciamo proprio raccontare questa storia in un momento storico come questo.
Allora, come ha detto la professoressa Margutti, mi chiamo Caterina Gori e frequento la quarta liceo scientifico al liceo Città di Biella. Io ho sempre amato l'arte e ho avuto la grandissima fortuna di incontrare la professoressa Margutti al liceo, che insieme a Alessandra Baldoni sono delle persone che ti danno qualcosa in più, sono delle persone speciali. E grazie a loro ho frequentato il corso di fotografia e ho anche aderito al progetto dei quadernini. E la cosa che loro mi hanno insegnato è che l'arte è uno strumento potente per ricreare se stessi. All'inizio può spaventare, perché infatti io all'inizio ero un po' spaventata perché è come mettersi a nudo, provi vergogna, pensi di non essere all'altezza e addirittura di non meritarti nemmeno questa possibilità. Poi a un tratto, a me è successo così, non si sa come. Quell'atto creativo è diventato un mio alleato di cui io non dovevo avere paura. E fare arte ho scoperto che è un veicolo potentissimo per vivere meglio e crescere dentro. Grazie proprio a questo veicolo, ad esempio, appunto, durante il lockdown, un giorno in cui io non mi sentivo al massimo, c'era molta ansia, ho deciso di mettere ed esprimere appieno la mia logica nel quaderno e ho cominciato a metterci dei pezzi di me, del mio vissuto, ci ho messo mio padre, ci ho messo mia madre, la mia sorellina e l'ho fatto senza vergogna, senza limiti che mi impedivano di mettere tutta me stessa in quelle pagine. E poi, dopo riguardando quello che avevo fatto, mi sono resa conto che, cioè, comunque sia, ero stupita di quello che ero riuscita a fare, perché ad esempio avevo creato una ferita, che era quello che io in quel momento che mi sentivo dentro. E poi con il passare dei giorni, quando mi sentivo meglio, ho deciso di ricucire da quella ferita. E in quel momento io mi sono sentita meglio, mi sono sentita quella ferita che avevo dentro rimessa a posto. E riguardando quelle pagine ho capito che l'atto creativo alla fine è semplicemente un combinare di elementi che avevo già dentro di me preesistenti. Avevo creato semplicemente delle nuove unità significative in quelle pagine. E dal punto di vista del corso di fotografia, ho capito che la fotografia è tradurre un pensiero intimo in immagini. Ringrazio tantissimo Alessandra e la professoressa Margutti perché mi hanno dato veramente tanto e consiglio a tutti di far parte del corso perché fa bene, fa veramente bene, soprattutto a noi giovani perché ci fa proprio vibrare e nel momento in cui noi vibriamo ci sentiamo lì. Grazie Caterina, veramente. Grazie di cuore e sono commossa. sono commossa perché ovviamente quello che ci sta, che voi ci ringraziate per qualcosa, ma in realtà anche noi ringraziamo voi, è chiara, no? Questa condizione, perché senza questo rapporto di duplicità, no? Di dialogo, noi non potremmo esprimere noi stesse, non potremmo restituire il nostro lavoro artistico a chi ne viene coinvolto, e non potremmo vivere assieme queste emozioni. E Alessandra, penso che su questo mi darà ragione, ma se l'arte muove l'anima così profondamente, vuol dire che allora ce n'è ancora più, ce n'è sempre più bisogno, ce ne sarà ancora sempre più bisogno. E avere degli alleati, no? Con questi rapporti, con queste amicizie deboli, con questi rapporti deboli di cui prima Alessandra parlava, significa continuare a far espandere questa emozione, a portarla nel mondo, a farla creare sempre di più, perché per combattere determinate paure, bisogna essere in tanti a sostenere e a far credere a chi ha paura che può smettere di averla, no? E quindi è questa espansione che è necessaria. Quindi io ragazzi veramente sono super commossa e vi ringrazio tantissimo perché questo veramente ripaga di tutti i sacrifici,
di tutte le corse, di tutti i batticuori, di tutte le arrabbiature, di tutto, cioè non esiste No, più ma poi c'è una niente. cosa, Ina, guarda, su cui io stavo tanto riflettendo questo periodo, no? Che grazie al cielo loro oggi ne sono la dimostrazione, non siamo solo nuda vita e consumo, che è la cosa a cui ci hanno ridotto, nuda vita e consumo, cioè fare la spesa, centro commerciale e nuda vita, cioè solo ecco, l'esistenza senza niente di tutto quello che in realtà invece dà senso all'esistenza. E loro sono la dimostrazione invece di quanto è vero serve il pane in tavola, ma serve il pane per l'anima, perché senza quello siamo veramente morti comunque, no? Cioè siamo in vita ma morti, cioè siamo fantasmi, ectoplasmi, quindi loro che sono loro a dare senso a noi. Io glielo dico sempre alle ragazze che quando facciamo i workshop sono felice di vedere che riesco a toccare quella scintilla, no? A farli andare, però danno molto più loro a me che io a loro, sicuramente, perché mi danno un senso, perché danno un senso alla mia esistenza d'artista nella comunità e nella vita, no? Io penso che questa cosa, insomma, la condividiamo tantissimo. Quindi è davvero incredibile quello che siete, ragazze. Cioè, l'idea che voi riusciate a raccontarvi, ad aprire ferite, poi a cucirle, che riusciate a raccontarvi con delle immagini, a non aver paura di quello che siete, la più grande risorsa di cui siete dotate. Ricordatevelo sempre, questa cosa vi servirà per tutta la vita, sempre, sempre. Questo tenetelo a mente, nonostante poi cercheranno sempre di dirvi solo. No, è appunto nuda vita e consumo, ma non è questo, non è, siete speciali in quello che mostrate, in quello che raccontate, nella vostra diversità, nella vostra eccezionalità. Questo è importantissimo.